Bene, leggiamo allora, come sapete, oggi l'ottavo canto del Paradiso. Come al solito, leggiamo tutto di seguito, poi cominciamo la spiegazione e più o meno a metà di canto faremo la nostra solita pausa per ricevere le domande. Solea creder lo mondo in suo periclo che la bella Ciprigna il folle amore raggiasse, volta nel terzo epiciclo. Perché non pur a lei facean onore del sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido, quella per madre sua, questo per figlio, e dice anche il sedetti in grembo a Dido. E da costei ond'io principio piglio, pigliavano il vocabol della stella che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Io non m'accorsi del salirivella, ma d'esservi entro mi fe assai fede la donna mia chi vidi far più bella. E come in fiamma favilla si vede, e come in voce voce si discerne, quando una è ferma e altra va e riede, vidi in essa luce altre lucerne muoversi in giro più e men currenti, al modo credo di lor viste interne. Di fredda nube non discesero venti o visibili o no, tanto festini che non paressero impediti e lenti a chi avesse quei lumi divini veduti a noi venir, lasciando il giro pria cominciato in gli altri serafini. E dentro a quei che più innanzi appariro, sonava Osanna sì che unque poi di riudir non fu senza disiro. Indi si fece l'un presso a noi e solo incominciò. Tutti sempresti al tuo piacer, perché di noi ti gioi. Noi ci volgiamo con i principi celesti, d'un giro e d'un girare, d'una sete, ai quali tu del mondo già dicesti, voi che intendendo il terzo ciel movete. E sem si pien d'amor che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si furono offerti alla mia donna reverenti ed essa fatti li avea di sé contenti e certi, rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea ed è chi siete fu e la voce mia di grande affetto impressa. E quante quale vidio lei far più e per allegrezza nova che s'accrebbe quando parlai alle allegrezze sue. Così fatta mi disse, il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato molto sarà di mal che non sarebbe. La mia letizia mi detien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua sete fasciato. Assai m'amasti e avesti ben onde, che s'io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava di rodano, poiché misto con sorga, per suo signore a tempo m'aspettava. E quel corno d'Ausonia che si imborga di Bari e di Gaeta e di Catona, da ove Tronto e Verdi in mar sforga. Fulgeami già in fronte la corona di quella terra che il Danubio riga, poiché le ripe tedesche abbandona. E la bella Trinacria che caliga tra Pachino e Peloro sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo ma per nascente solfo, attesi avrebbe i suoi regi ancora, nati per Medicarlo e di Ridolfo, se mala signoria che sempre accora li popoli soggetti non avesse mosso Palermo a gridare Mora, Mora. E se mio frate questo antivedesse, l'avara povertà di Catalogna già fuggeria perché non gli offendesse, che veramente provveder bisogna per lui o per altrui, sì che a sua barca carcata più d'incarco non si pogna. La sua natura, che di larga parca discese, avria mestier di tal milizia che non curasse di mettere in arca. Però chi credo che l'alta letizia del tuo, che il tuo parlar mi infonde, signor mio, l'ave ogni ben si termina e si inizia, per te si veggia come la veggio, grata me più, in
E anche questo, caro, perché il discernere mirando in Dio, fatto mai lieto, e così mi fa chiaro, poiché parlando a dubitar mai mosso, come esser può di dolce seme amaro? Questo io a lui ed egli a me, sì posso mostrarti un vero, a quel che tu dimandi terrai lo viso come tien lo dosso. Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge contenta, fa esser virtute sua provvidenza in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono in la mente che da sé perfetta, ma esse insieme con la lor salute. Perché quantunque quest'arco saetta disposto cade a provveduto fine, siccome cosa in suo segno diretta. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammini producerebbe sì i suoi effetti che non sarebbero arti, ma ruine. E ciò esser non può se gli intelletti che muovono queste stelle non sono manchi e manco il primo che non li ha perfetti. Vuoi tu che questo ver più ti s'imbianchi? E io non già che impossibile veggio che la natura in quel che uopo stanchi. Ond'egli ancora. Or di, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Si risposi io, e qui ragion non cheggio. E potelli esser, se giù non si vive diversamente per diversi uffici? Non se il maestro vostro ben vi scrive. Si venne deducendo infino a quici, poscia conchiuse. Dunque esser diverse convien di vostri effetti le radici. Per cui nasce Solone, altro Serse, altro Melchisedec e altro quello che volando per l'aere il figlio perse. La circular natura che è suggello alla cera mortal fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro stello. Quinci addivien che Esaù si diparte per seme da Jacob e vien Quirino di sì vil padre che si rende a Marte. Natura generata il suo cammino, simil farebbe sempre i generanti, se non vincesse il provveder divino. Or quel che terrà dietro, te avanti. Ma perché sappi che di te mi giova, un corollario voglio che t'ammanti. Sempre natura, se fortuna trova discordia a sé, come ogni altra semente, fuor di sua regione, fa mala prova. E se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione, tal che fia nato a cignersi la spada, e fate re di tal che da sermone, onde la traccia vostra è fuor di strada. Bene, allora, in questo canto ottavo, come vedremo, Dante inizia a descrivere il terzo cielo o cielo di Venere, ma prima di narrare come salì dal secondo al terzo cielo, lo scrittore fa una solenne digressione su Venere, creduta deità dai pagani e ora nella realtà del cielo cristiano che Dante sta percorrendo, astro che comunque ha in comune con quella falsa deità la prerogativa di disporre all'amore, come si era già detto, vi ricordate, all'inizio del Purgatorio, lo bel pianeta che Adamar dispone, no? Che conforta nel senso di dà lo stimolo. Allora inizia appunto con una riflessione sulla forza che aveva Venere come deità per i pagani. Solea creder lo mondo in suo periclo, cioè il mondo antico soleva credere per il suo proprio danno, no? Nell'antico errore, come dirà poi al verso sesto, che la bella Ciprigna, questa è Venere, nominata attraverso Cipro, la sua isola di nascita, dove c'era adorazione per lei,
che la bella Ciprigna il folle amore raggiasse, cioè irradiasse il folle amore. Il folle amore è nella codificazione cortese, si opponeva al fine amor, che era quello spirituale, quindi il folle amore è l'amore sensuale. Allora, il mondo pagano, per il suo proprio rischio, credeva che Venere irradiasse, cioè da lei provenisse l'amore sensuale e lo irradiasse volgendosi nel terzo epiciclo, cioè nel giro che fanno gli astri nelle orbite su se stesse man mano che girano attorno alla Terra, in questo caso il terzo andando dalla Terra verso l'alto, vero? Abbiamo già visto il cielo della Luna, il cielo di Mercurio, ora vediamo il cielo di Venere. Quando diciamo cielo di, ci riferiamo al fatto che è l'orbita che fanno questi pianeti attorno alla Terra secondo il sistema tolemeico. Allora, siccome il mondo antico credeva che da Venere partisse l'amore sensuale, non solo gli facevano onore, come si dice al verso terzo, perché non pure a lei facevano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore, cioè non solo adoravano e facevano sacrifici gli antichi a lei, a Venere, ma Dione onoravano e Cupido, quella per madre sua, Dione come madre appunto di Venere, questo per figlio Cupido, figlio di Venere. E dice anche il sedette in grembo a Dido. E raccontavano la leggenda secondo cui Cupido si era seduto in grembo a Didone. Questo si racconta ovviamente nell'Eneide, come Venere volendo dare una bella accoglienza a Enea in Cartagine. Si presentasse, cioè mandasse suo figlio Venere, mandasse suo figlio Cupido travestito di Ascanio, del figlioletto di Enea, che sedendosi su Didone la ferisce di amore sensuale per Enea, per il povero stanco eroe troiano, vero? E allora tutto questo è per parlare di Venere come deità. E al verso decimo riprende, diciamo, Dante in prima persona come poeta la parola, ed a costei un Dio principio piglio, cioè da questa di cui ho cominciato a scrivere questo canto, pigliavano il vocabol della stella che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio, cioè prendevano il nome della stella, la stella di Venere. Ricordate sempre che Dante non distingue tra stella e pianeta, che il sole vagheggia. Vagheggiare è un verbo che abbiamo trovato più volte, molto frequente nella lirica d'amore, non casualmente, perché stiamo parlando del cielo di Venere, che vuol dire contemplare con amore, contemplare con desiderio, quindi si usa molto per il corteggiamento. Cioè che il sole contempla con amore o dalla fronte o dalla nuca. Questo sono coppe e ciglio, per dire è una personificazione del sole, secondo cui vede Venere, questa stella, o quando esce o dopo il tramonto, perché appunto va cambiando la posizione di Venere. E adesso al verso 13 riprendiamo la narrazione. Io non m'accorsi del salire in ella, ma d'esservi entro mi fe assai fede la donna mia, chi vidi fare più bella. Cioè io non mi resi conto che ero già salito dentro questa terza stella, ma mi fece credere che ero già dentro la mia donna, Beatrice, ovviamente, perché la vidi più bella. E quindi Dante, come al solito, non avverte sensorialmente il suo movimento da un cielo nell'altro, ma un cambiamento
lo fa rendersi conto che è salito senza averlo avvertito. In questo caso la accresciuta bellezza di Beatrice, che siccome proviene da Dio, man mano che si avvicinano nel loro viaggio lei e Dante a Dio, diventa sempre più carica di questa bellezza divina. Allora, al verso 16, Dante si serve di due bellissime similitudini per indicare in che modo vide che si avvicinavano a lui e Beatrice le anime che, scendendo come fanno tutte dall'Empireo, gli vengono incontro nel cielo che più li ha caratterizzati in vita. Allora, la prima similitudine ho come il verso 16esimo, e come in fiamma favilla si vede, cioè così come si vede una scintilla dentro una fiamma, quindi luce che si superpone a un'altra luce. E adesso la seconda similitudine, e come in voce, voce si discerne quando l'una è ferma e altra veriede. Questa similitudine seconda è particolarmente interessante, sinestesica in qualche modo, perché Dante confronta il fatto di aver visto dentro Venere, che ha di per sé la sua luce, altre luci che sono le anime, che è chiaramente una impressione che lui ha visiva. Fa il paragone con un evento uditivo, che consiste nel avvicinarsi, allontanarsi di una melodia sul cantus fermus, cioè su una nota che si mantiene uguale. Bellissima immagine, no? Come in una voce che canta senza variare l'altezza, si discerne un'altra voce perché va e torna con la melodia alla nota che mantiene l'altra. In questi due modi, verso 19 arriva il secondo termine di paragone, vidio in essa luce altre lucerne muoversi in giro più e men correnti, al modo credo di lor viste interne. Cioè io vidi dentro quella luce di Venere altre piccole luci che si muovevano in giro correndo più o meno veloci, corrispondenti al modo, credo, della loro vista interna, cioè di quanto vedevano Dio. Questo è interessante, che cioè Dante, quando scrive, riaffermi la sua credenza che la maggior velocità con cui si muovono le luci dentro Venere risponde alla maggior profondità con la quale vedono Dio. Dico che è interessante perché noi finora eravamo abituati al fatto che Dante associasse la maggiore luminosità alla maggiore gioia che a sua volta dipendeva dalla maggior visione del bene di Dio. Ma questa volta, non a caso, proprio nel pianeta che infonde l'amore sensuale, anziché alla luminosità, si associa questa maggior visione di Dio e quindi maggior godimento con la velocità con la quale si muovono. Dico che è interessante perché avevamo già osservato sia in inferno che in purgatorio come il movimento fosse sempre associato al desiderio erotico in Dante, vero? L'avevamo notato sia per il contrappasso della bufera infernal che mai non resta per i lussuriosi dell'inferno, sia nel fatto che Brunetto Latini, il maestro di Dante, dannato per sodomia, non potesse, secondo lui stesso spiega Dante, fermarsi neanche un attimo e dovesse camminare senza sosta, l'avevamo notato anche con i penitenti di lussuria nel purgatorio che si muovono in continuazione, e anche qua queste anime manifestano la loro maggiore o minore visione di Dio con un movimento più o meno veloce. Scusate, si stanno registrando tutti gli abbai del cane.
Si vede che hanno suonato il campanello, forse è il censimento, perché ieri non sono venuti, quindi forse sono venuti proprio in mezzo alla lettura Dantes. Va bene. Allora, Dante vede, per ricapitolare, dentro la luce di Venere, nella quale è lui stesso insieme a Beatrice. Ricordiamo che fin dal cielo della luna abbiamo notato che man mano che salgono i pellegrini entrano dentro ogni pianeta, dentro ogni stella, e vede altre luci che si muovono con maggiore o minore velocità, a seconda, crede il Dante scrittore, quanto vedono di Dio, a seconda, sempre nella disposizione con la quale in vita si sono aperti a questa bontà, l'abbiamo detto tante volte. E di nuovo al verso 22 una similitudine che riguarda la grande velocità di queste anime. Di fredda nube non discesero venti, o visibili o no, tanto festini che non paressero impediti o lenti a chi avesse quei lumi divini veduti a nor venir, lasciando il giro pria cominciato in gli alti serafini. Allora, per dire quanto velocemente sono scesi dall'Empireo queste anime per raggiungere Dante e Beatrice, Dante dice che né i fulmini né le trombe d'aria, gli uragani, che secondo la fisica dell'epoca erano venti discendenti da una nuvola fredda, come si dice al verso 22, tanto festini, cioè da una nuvola fredda, non discesero mai venti visibili, cioè fulmini, o no, cioè uragani, tanto veloci che non sembrassero lenti e impediti di muoversi a chi avesse visto quei lumi divini, cioè quelle luci in cui sono le anime che scendono a Venere, venire a noi lasciando l'Empireo, cioè il giro che avevano cominciato prima dove sono gli alti serafini, cioè nel primo cielo. E dentro a quei che più innanzi apparirono sonava Osanna sì, che unque poi di riudir non fui senza disiro. E dentro le anime che apparirono per primi suonava Osanna, cioè cantavano Osanna, in un tale modo che mai più, dice il Dante scrittore che è tornato anni fa dal viaggio, mai più io smisi di desiderare di riudire quel canto. Vedete come Dante aveva presentato indirettamente l'argomento della musica attraverso questo paragone con il cantus fermus e la melodia che andava e tornava. E adesso la musica si presenta letteralmente nel racconto perché queste anime cantano con una tale dolcezza o bellezza, Dante non definisce, dice sì, no? Il sì con l'accento, così, cantavano così, che io da quel momento in poi ho sempre avuto il desiderio di tornare in paradiso per risentire quella musica. E quindi, come altre volte, insomma, l'eccezionalità di una bellezza del paradiso, che a volte è una luce, a volte è la bellezza di Beatrice, a volte è musica, sono, diciamo, inviti a voler tornare, nel caso di Dante che diciamo ci andò anche da vivo, e invito attraverso il libro di andare noi per sentire questa musica del tutto inaudita in terra. Scusate che vedo che... Ecco, no, mi era arrivato un messaggio su WhatsApp e suonava in tutto lo schermo. Allora, finora, fino al verso 30, Dante ha visto un gruppo di anime che velocissime scendono dall'Empireo per parlare con Dante, che stanno cantando Osanna,
Ma adesso al verso 31 inizia l'individualità dell'episodio che occuperà il resto del canto, perché una delle anime si avvicina di più a Dante e incomincia a parlargli direttamente. Indi si fece lume presso a noi e solo incominciò. Tutti sempresti al tuo piacer perché di noi ti gioi. Allora, quindi, cioè, dopo che erano arrivati tutte le anime vicino a Dante e Beatrice, uno si avvicinò di più e incominciò a dire da solo: tutti siamo disposti per soddisfare il tuo piacere affinché tu ti goda di noi. Vedremo che tutto il linguaggio che usa quest'anima è fortemente segnato dalla volontà di piacere Dante, di dar piacere a Dante e il piacere che lui stesso prova nel poter aiutare Dante. Questa gioia è chiaramente legata all'amore che l'ha impresso in vita. Non dobbiamo dimenticare lungo tutto questo episodio che l'anima di questo uomo con cui Dante parlerà, di cui chiaramente Dante non conosce ancora l'identità, è uno spirito in cui è stato particolarmente presente l'impulso dell'amore sensuale. Perciò Dante lo vede là. E dico che do dobbiamo fare un certo sforzo per ricordarlo perché quest'anima, a differenza per esempio delle anime che Dante incontrerà in seguito, sempre in questo cielo cui dedicherà il canto nono che leggeremo la settimana prossima, questo non parla mai d'amore. E tuttavia è una sfida per noi lettori, cercare di cogliere il rapporto che c'è tra la sua vicenda di cui parla con Dante e la sua posizione appunto nel cielo di Venere. Perciò io vi sto guidando a cogliere queste espressioni che riguardano la gioia che ha per lui soddisfare Dante e l'atteggiamento servizievole nei confronti di Dante, il fatto di essere disposto a dare gioia a Dante. Allora, al verso 34 annuncia quest'anima: noi ci volgiamo coi principi celesti d'un giro ed un girare d'una sete, ai quali tu del mondo già dicesti, voi che intendendo il terzo ciel movete. Allora, lui dice: no, noi giriamo con i principati, che sono la terz'ultima categoria dei motori angelici, secondo la classificazione di Dionigi, lo pseudo Areopagita, si era occupato appunto delle gerarchie angeliche. Torneremo a parlare di questa gerarchia degli angeli verso la fine dell'anno, quando Dante vedrà effettivamente i diversi tipi di angeli. Allora dice: noi giriamo con questi principi celesti, cioè con i principati, con lo stesso giro e con lo stesso movimento e con la stessa sete, cioè lo stesso desiderio. Questi principi celesti che muovono appunto il terzo cielo, ai quali tu che vieni dal mondo hai già detto, voi che intendendo il terzo ciel movete. Questo è il primo verso di una canzone del Convivio, in cui Dante si riferiva però ai troni, in quel caso, e non ai principati, ma comunque questo ci porterebbe, cioè, occuparci del fatto ipotetico per cui Dante nel Convivio aveva assegnato ai troni il movimento del terzo cielo e qui nella Commedia invece lo fa con i principati. È una disquisizione non solo molto lunga, ma abbastanza complicata, per cui lasceremo queste cose per quando vedremo tutte le categorie angeliche, visto che qua non ci si sofferma, insomma, né Dante come autore né lo stesso personaggio.
Ma quello che vuol dire questo verso, citato, questo verso dantesco del Convivio, citato al verso 37 qua, è voi che muovete il terzo cielo intendendo, cioè con il solo intendere, perché si riferisce appunto agli angeli, ai motori, che sono pur intelletto, non è che lo muovono con uno sforzo fisico. Allora sta dicendo, noi giriamo con lo stesso desiderio del terzo cielo, e al verso 38, essem sipien d'amor, che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. E siamo così pieni di amore che pur di piacerti, cioè di dare soddisfazione ai tuoi desideri, non sarà meno dolce per noi un poco di quiete, cioè loro che di solito si muovono così velocemente, per soddisfare Dante staranno fermi un po'. Di nuovo c'è la stessa idea che c'era prima nel verso 33, per piacere di Dante servizievolmente. Quindi, chiuse le parole di questo personaggio, che evidentemente conosce Dante, sa che Dante ha scritto questo verso, insomma, al verso 40, poscia che gli occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti, ed essa fatti li avea di sé contenti e certi, rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea, ed è chi siete, fue la voce mia di grande affetto impressa. Allora, dopo che Dante dice i miei occhi si rivolsero alla mia donna, reverenti, no? Dante, prima di intraprendere un dialogo con un personaggio, guarda Beatrice per vedere se lei è d'accordo. E dopo che lei, insomma, li aveva appagati e rassicurati sul fatto che Dante poteva appunto parlare con quest'anima, i miei occhi, è sempre il soggetto del verso 43, si rivolsero a questa luce che tanto si era promessa nei confronti del mio piacere, e la mia voce con tanto affetto disse: chi siete? Beh, chi siete? Guardate la naturalezza orale, la colloquialità con la quale Dante, insomma, si rivolge a quest'anima, probabilmente dandogli del voi. Dico probabilmente perché secondo alcuni Dante qui starebbe domandando al plurale sull'identità o la condizione di tutte queste anime, ma siccome risponde solo una e solo una aveva parlato e Dante sapeva già che erano gli spiriti di Venere, sembra più probabile che abbia dato del voi per rispetto, per cortesia, quest'anima e in realtà gli stia domandando chi è usted, no? Chi è lei? Solo che quello in italiano antico si diceva del voi che coincideva con il plurale, va bene? Allora, al verso 46, e quante quale vidio lei far piue per allegrezza nova che s'accrebbe quando parlai alle allegrezze sue. Cioè, qui esclama il Dante poeta: in che misura e come io vidi che si accresceva per una nuova allegria quando io parlai alle allegrezze che aveva già quest'anima, cioè come vidi che si faceva più grande e cioè più luminosa e più bella quell'anima quando Dante gli domanda chi è. Così fatta, cioè accresciuta nella sua gioia, mi disse al verso 49, qui inizia la presentazione del personaggio. Il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe. Interessantissima la prima terzina con la quale questo personaggio comincia a presentarsi. Dice: il mondo mi ebbe giù poco tempo, cioè mo io morì giovane, è la prima cosa che dice, ma la dice come un peccato per il mondo, come qualcosa di cui il mondo si privò, praticamente.
presto, no? Il mondo mi ebbe, non io vissi di meno o io mi godetti la vita del mondo di meno. Dice, il mondo mi ebbe come se lui fosse quasi un amante del mondo, poco tempo. E se più fosse stato, cioè se quel periodo fosse stato più lungo, molto male che ci sarà. Vedete che lancia una profezia brevissima, indeterminata. Non ci sarebbe stato. Cioè, se io avessi vissuto più tempo al mondo, si sarebbero evitati molti mali che io vedo che ci saranno, dice l'anima. Quindi, anche prima di sapere chi è, noi abbiamo già intuito che è un'anima che faceva bene al mondo. L'abbiamo già visto come uno che voleva piacere Dante, che generosamente si offriva a soddisfare i suoi desideri, quindi un'anima servizievole, che adesso sta dicendo peccato che morì presto, perché questo avrebbe evitato molti mali al mondo. E questo detto da un salvato è particolarmente interessante, no? Perché le anime che sono in paradiso, a differenza delle anime ovviamente dell'inferno, ma anche molte anime del purgatorio non hanno alcuna nostalgia della vita del mondo, visto che sono in una vita molto superiore, molto più bella e più serena. E tuttavia quest'anima rimpiange il fatto di essere andati in paradiso troppo presto, perché avrebbe potuto fare più bene al mondo se ci fosse stata più tempo. Al verso 52, la mia letizia mi ti tien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta, fasciato, assai m'amaste e avesti venonde, che se io fossi giustato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Ecco, qua sì, è probabile che Dante l'abbia già riconosciuto, anche se il nome di questo personaggio verrà detto solo all'inizio del prossimo canto, perché quello che sta dicendo qui, questa luce, è la mia letizia, cioè la mia gioia paradisiaca, mi ti tiene celato, cioè mi nasconde al tuo sguardo, perché mi raggia intorno come una luce e mi nasconde e usa questa. Allora, dopo aver ringraziato attraverso questo modo indiretto e espresso il gradimento del fatto di vederlo lì, Dante domanda al verso 91: fatto mai lieto? E così mi fa chiaro, poiché parlando a dubitar mai mosso, come esser può di dulce seme amaro? Cioè, mi hai fatto felice? E ora chiariscimi, visto che mentre parlavi mi hai mosso a dubitare su come da un seme dolce può nascere un seme amaro. Cioè come, fuori metafora, da un padre che era generoso può nascere un figlio avaro, come aveva detto a proposito di suo fratello Carlo Martello. È di suo padre, ma che Dante sta qua generalizzando, vero? Allora al verso 94, questo io a lui ed egli a me, cioè Dante aveva domandato quello e Carlo risponde: se io posso mostrarti un vero a quel che tu dimandi, terrai l'ovviso come tien lo dosso. Cioè se io ti mostrerò una verità, davanti alla verità della quale tu stai chiedendo chiarimenti, avrai la vista come adesso gli dai la schiena, cioè avrai davanti alla vista la verità di cui mi stai domandando perché ti è nascosta dietro. E al verso 97 inizia il chiarimento e inizia, insomma, da molto lontano, ed è importante non dimenticare che la domanda riguarda come nel seno di una famiglia può nascere una persona diversa dai genitori, e non a caso inizia da Dio,
Perché alla fine di questa lunga spiegazione vedremo che tra le altre nozioni filosofiche che Dante scomoderà per dare questa risposta, per mettere questa risposta in bocca di Carlo Martello, ci sarà anche la nozione che abbiamo già saputo da Stazio nel canto 25 del Purgatorio, secondo cui la natura umana è mista di creazione divina diretta. E infatti inizia Carlo, lo ben che tutto il regno che tu scandi volge contenta, cioè il bene di Dio, no? Di tutto questo regno che tu stai ascendendo, muove, cioè volge e appaga, fa esser virtute sua provvidenza in questi corpi grandi, cioè rende la sua provvidenza virtù, cioè capacità operativa in questi corpi grandi, in questi pianeti dei cieli. Cioè della sua provvidenza fa la virtù di questi cieli. Vi ricordate che abbiamo già letto come ogni stella abbia una virtù, l'abbiamo ricordato anche la settimana scorsa, che diventa atto nel cielo immediatamente inferiore e quindi va, la bontà di Dio si va sgranando da cielo in cielo fino ad arrivare diversificato nel mondo. Vi ricordate che di questo abbiamo parlato sia quando abbiamo letto il canto scorso, sia quando abbiamo letto il secondo canto del Paradiso. Allora, Dio fa sì che la sua provvidenza diventi virtù nelle stelle. E al verso 100 aggiunge: e non pur le nature provvedute sono in la mente che da sé perfetta, ma esse insieme con la loro salute. Perché quantunque quest'arco saetta, disposto cade a provveduto fine, siccome cosa in suo segno diretta. Allora, e le nature non solo sono provvedute, cioè provviste da Dio, di questa virtù, di questo impulso, nella mente di Dio sono provvedute, cioè sono viste in anticipo e provviste, ma esse, cioè le nature, insieme con la loro salute, cioè insieme con la loro possibile salvezza, con la possibile perfezione. Questo è molto importante, cioè tutto il mondo generato anche indirettamente per cause seconde, come abbiamo visto la settimana scorsa, tutte le nature hanno anche la vocazione della propria perfezione, hanno in sé la possibilità di raggiungere quella realizzazione piena, non solo il desiderio o la tendenza, ma anche la possibilità reale della loro salvezza. Perché tutto ciò che quest'arco saetta, cioè l'arco della divina provvidenza, lancia, cade disposto da Dio, chiaramente, a un certo fine già provvisto, già previsto, come una cosa che è diretta nel suo bersaglio. Cioè sta dicendo che non ci sono imperfezioni necessarie nel mondo. Tutto ciò che è creato, non solo direttamente, ma anche indirettamente attraverso le influenze astrali, ha in sé la possibilità certa di arrivare alla propria fine, felicemente. E al verso 106 fa un corollario in cui dimostra per assurdo come questa perfezione deve esserci potenzialmente in ogni essere, perché dice così Carlo Martello.
Se ciò non fosse, il ciel che tu cammini producerebbe sì i suoi effetti che non sarebbero arti ma ruine, e ciò esser non può se gli intelletti che muovono queste stelle non sono manchi e manco il primo che non li ha perfetti. Cioè, se non fosse così, cioè se non fosse nelle nature questa possibile perfezione, il cielo che tu stai percorrendo produrrebbe i suoi effetti, cioè le nature appunto, in modo che, così, che non sarebbero arti ma rovine, cioè non sarebbero operazioni ordinate benefiche ma dannose. Qui è molto interessante l'uso della parola arte, cioè perché arte, sapete che in italiano antico aveva sia, diciamo, l'accezione di tecnica, sia di esercizio supremo della intenzionalità umana, cioè il lavoro, dell'uomo come continuazione dell'opera della natura che a sua volta è continuazione della creazione divina. Cioè, questa è un'idea che in negativo abbiamo già visto nell'Inferno. Non so se vi ricordate quando nel canto undicesimo Virgilio espone davanti a Dante l'ordinamento dei peccati infernali e spiega che nel settimo cerchio dove ci sono i violenti, lui vedrà i violenti contro il prossimo, contro se stessi e contro Dio, e che in quest'ultima terza categoria, la più grave, perciò quella più giù nell'inferno, ci sono i violenti contro Dio nella persona, cioè i blasfemi, i violenti contro Dio nella natura che è sua figlia, cioè i sodomiti, e gli usurai come nemici dell'arte che è nipote di Dio. Cioè, lì in una spiegazione abbastanza lunga, perché Dante rimane un po' perplesso e domanda come mai l'usura è un peccato contro Dio? E lì Virgilio spiega che essendo l'arte umana, cioè il lavoro, figlia della natura, che a sua volta è figlia di Dio, l'arte, il lavoro è una nipote di Dio. E chi invece, anziché dare il meglio di sé per collaborare con questa fattura degna dell'uomo, seguendo la natura che a sua volta segue Dio, presta dei soldi in banca, perché usurai sono questi per Dante, sta diciamo ribellandosi contro la legge divina che vuole il lavoro umano come continuità della natura e quindi della creazione di Dio. Questa visione positiva del lavoro, che qui, diciamo, io la sto derivando solo dalla parola arte, no? Che qua è chiaramente lavoro caricato di connotazione positiva, no? Perché sta dicendo: se le cose, cioè le nature, non avessero in sé la possibilità della salvezza, vorrebbe dire che i cieli con i loro movimenti non sarebbero arti ma rovine, cioè non sarebbero un lavoro ben fatto. E diciamo, io ho fatto questa digressione a proposito della parola arti perché vedremo che alla fine del canto si riprende quest'idea del lavoro come qualcosa di giusto se fatto seguendo l'indole naturale e quindi come vocazione che deve essere fatta bene e con piacere. Allora, ha detto in questa dimostrazione per assurdo, tra il verso 106 e 108, ha detto: se non fosse così, cioè se le nature fossero non disposte ai loro fini come possibili, vorrebbe dire che questi cieli che tu stai percorrendo non farebbero arte, ma effetti dannosi.
E questo non può esserci, verso 109, se gli intelletti, cioè gli angeli che muovono queste stelle, non sono difettosi, non sono manchevoli. E se non fosse difettoso, anche manchevole, il primo motore, cioè Dio, che non li ha resi perfetti. Vedete, questa è la, diciamo, la dimostrazione per assurdo, che è veramente un ragionamento stupendo che garantisce in qualche modo al credente la possibile felicità di tutti gli esseri nel mondo. Perché se non fosse possibile, vorrebbe dire che Dio è manchevole, è imperfetto, ha generato indirettamente attraverso sua figlia la natura cose destinate ad essere frustranti, a non poter raggiungere la fine cui tendono naturalmente. Va bene? Allora, dopo. Ah, Lucia domanda, arte come virtù nella concezione di Aristoteles? Allora, virtù sì, è la concezione aristotelica, no? Di potenza, che si oppone a atto, no? Realizzazione, ma arte è già la consecuzione della virtù, quindi l'arte sarebbe atto per Aristotele. E allora, dopo aver spiegato questo molto didatticamente, perché è un'anima appunto amorevole, quella di Carlo Martello, domanda Dante al verso 112: vuoi tu che questo ver più ti s'imbianchi? Cioè, vuoi che io ti chiarisca di più questa parte del ragionamento? E Dante dice: sufficiente al verso 113, e io non già. Che impossibile veggio che la natura in quel che uomo stanchi. Cioè Dante dice: no, non è necessario, già che vedo che è impossibile che la natura all'occorrenza, in quello che è uomo, quello che è necessario, fiacchi, cioè sia imperfetta. E allora prosegue il suo ragionamento in un modo maieutico, il nostro Carlo Martello, al verso 115, ond'egli ancora, or di, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Cioè, ora dimmi, sarebbe peggio per l'umanità nella terra se non fosse civile, cioè se non ci fosse la società, la comunità? Qui la domanda scomoda immediatamente Aristotele, no? Per il quale l'uomo è un animale politico, cioè un animale comunitario, diremmo oggi con parole moderne, perché appunto non può mai realizzare in atto la sua potenzialità, la sua virtualità, se non vive in comunità, vero? E quindi Dante, che conosce Aristotele, risponde molto tranquillamente al verso 117: sì, risposi io, e qui ragion non cheggio, cioè certamente per l'uomo non avere la società sarebbe peggio, e non chiedo altre spiegazioni. E allora va avanti nel suo ragionamento, che ricordiamo è tutta la risposta alla domanda di Dante: come mai da un padre buono può venire fuori un figlio cattivo, che poi si generalizza anche in senso positivo, eh? Cioè anche da un padre cattivo può venire fuori un figlio buono. Quindi la spiegazione riguarda in genere il carattere individuale della bontà e non derivato dalla famiglia, ma sta andando a poco nella risposta a Carlo Martello, al verso 118. E potelli esser se giù non si vivi diversamente per diversi officii? Non se il maestro vostro ben vi scrive. Cioè, e può egli essere, ed è sottinteso cive, cioè può essere civile, comunitario, l'uomo, se giù nel mondo non si vive diversamente attraverso funzioni diverse che richiede appunto la vita in società? No. Se il vostro maestro Aristotele, vi ricordate, chiamato nel limbo il maestro di tutti quelli che sanno,
Scrive bene, infatti nella politica Aristotele diceva che uno Stato non consiste solo in una massa di uomini, bensì in una massa di uomini specificamente diversi, ognuno avente una funzione che armonicamente può convivere con le altre funzioni. Quindi al verso 120 finiscono le si chiudono le virgolette. E Dante al verso 121 dice: si venne deducendo in fino a quici, cioè così arrivò argomentando, secondo proprio una struttura sillogistica, fino a qui. Infatti, il ragionamento che finora ha esposto Carlo Martello si può, diciamo, sintetizzare così, come una prima premessa: la natura che è figlia di Dio non opera mai invano. Non produce cose vane, desideri non destinati ad essere soddisfatti pienamente. Seconda premessa, la società umana ha bisogno di funzioni diverse. Se Dante sta seguendo questo ragionamento, noi con lui ci possiamo anticipare alla conclusione secondo cui la natura produce negli uomini diverse indoli adatte alle diverse funzioni di cui ha bisogno la società umana, e cioè per fare un bene all'essere umano che ha bisogno della società, Dio attraverso le diverse influenze astrali garantisce la diversità degli indoli, delle vocazioni nel mondo. E infatti, al verso 122, Dante dice: poscia concluse, cioè arrivò alla conclusione, dunque esser diverse convien di vostri effetti le radici, cioè per cui è necessario che dei vostri effetti, delle vostre opere, le origini siano diverse. Per cui nasce Solone, altro Serse, altro Melchisedec e altro quello che volando ver l'aere il figlio perse. Cioè adesso dà quattro esempi di uomini antichi come antonomasia per riferirsi alle diverse indoli di professioni o di uffici, mestieri diversi. Uno nasce Solone, cioè sapiente, un altro Serse, cioè guerriero, un altro Melchisedec, sacerdote, e un altro Dedalo, inventore, nominato attraverso la significativa perifrasi, l'altro che volando per l'aere il figlio perse. Ricorderete che Dedalo aveva costruito delle ali di cera per suo figlio Icaro. Se non che quando uscivano dal labirinto in volo, Icaro perse la strada, arrivò troppo in alto, la cera che teneva insieme le sue ali si sciolsero e lui cadde morendo, vero? Dico che è significativo perché il fatto che a un inventore come Dedalo nascesse un figlio che perse, diciamo, per la superbia di andare troppo in alto, secondo, diciamo, l'interpretazione cristiana del mito ovidiano, in qualche modo ricorda la domanda di Dante: come mai da un padre può nascere un figlio diverso? Ma anticipa anche l'ultimo brano del canto in cui si parla dei rischi che comunque ci sono nella natura umana, in cui l'indole non sempre, insomma, si rispetta perfettamente. E infatti adesso al verso 127 aggiunge Carlo Martello: la circular natura che è suggello alla cera mortal fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro stello. Cioè, la circular natura sono le sfere celesti, no? Che è come un sigillo nella materia dell'uomo, nella cera mortale,
fa la sua arte bene, ma agisce sugli individui, non distingue in quale casa o in quale stirpe nasce quell'uomo con quella impronta. Quincia divien che Esaù si diparte per seme da Giacobbe e vien Quirino da Sivil padre che si rende a Marte, cioè per cui può capitare che Esaù sia diverso per seme da Giacobbe, cioè Esaù e Giacobbe, sapete, i due figli gemelli di Isacco, che già nella pancia di Rebecca, dentro il ventre materno, litigavano. E cioè questo dimostra come ci sono delle influenze astratte nel seme di astrali, nel seme di Isacco e di Giacobbe, che nonostante l'esatta loro generazione uguale, li rende diversi fin dall'inizio. Questo perciò prima accennavo al canto 25 del Purgatorio, dove Stazio spiega come Dio, vedendo dentro il ventre materno come si sta articolando il cervello dell'umano, si sorprende, si innamora di quest'arte della natura e gli manda l'anima razionale, vero? Per cui ovviamente sono diversi gli esseri anche generati naturalmente dallo stesso padre, dalla stessa madre. E per lo stesso motivo, aggiunge nel verso 131 Carlo Martello, Romolo, chiamato Quirino, proviene da un padre così vile, così ignobile, che la gente attribuisce la sua nascita, cioè la sua origine, a Marte. Questo Dante lo riprende da Tito Livio. E cioè nessuno poteva credere che Romolo provenisse da un padre così vile. Al verso 133, natura generata, il suo cammino simil farebbe sempre ai generanti se non vincessi il provveder divino. Cioè, la natura generata farebbe simile nel suo cammino i figli sempre ai generanti, cioè ogni natura che è generata da genitori naturali sarebbe sempre uguale a quella dei genitori se la provvidenza divina non vincesse, se non ci fosse una natura divina superiore chiaramente a quella generata da cause seconde, come è appunto il corpo umano. Al verso 136 riprende Marco Lombardo la stessa metafora che aveva usato al verso 96, no? Quando gli aveva detto, se io ti do una verità, quello che ti manca, che adesso hai alle spalle, ce l'avrai davanti al viso, alla vista, gli dice, or quel che t'era dietro, t'è davanti. Cioè adesso hai capito quello che avevi domandato. Cioè Dante aveva domandato, come mai da un padre buono può scendere un figlio cattivo? Beh, perché è la bontà di Dio attraverso le influenze astrali quello che dà ad ogni individuo una tendenza e non è invece la natura generata attraverso il sangue. Ma, aggiunge con la sua solita gentilezza, Carlo Martello al verso 137, ma perché sappi che di te mi giova un corollario voglio che t'ammanti. Cioè, ma finché tu sappia che mi viene gioia da te, ti voglio coprire come con un manto, con un corollario, con una nuova verità che dipende da quello che ho detto prima e che riguarda, come ora vedremo, il mondo attuale. Questo è molto interessante, no? Perché ricordiamo, sebbene non sia esplicito, che Carlo Martello vede Dante in Venere perché è stato acceso particolarmente di amore sensuale. Ma finora ha parlato solo di politica, va bene? E a richiesta di Dante di filosofia. Ma
Ben tre volte abbiamo notato che esprime la sua gioia nel poter rendersi utile a Dante. E quindi cominciamo già ad avere il sospetto che nella concezione dantesca tutta l'organizzazione politica, visto che adesso abbiamo appena imparato che Dio invia e diversificate attraverso i movimenti astrali la sua bontà affinché l'uomo possa vivere in società nel mondo, garantendo questa vita civile attraverso le diverse indoli o vocazioni. E quindi che l'organizzazione politica deriva dalla bontà di Dio, che per amore alla sua creatura cerca di soddisfare la possibilità di realizzazione individuale che non può avverarsi senza la società. E quindi vediamo il vincolo tra amore divino e politica, e nella figura di Carlo Martello, tra la politica e l'amore altrui, perché si è riferito al fatto che se lui fosse stato più a lungo in terra, il mondo non avrebbe sofferto cose che potrebbe aver evitato. Mostra più di una volta il piacere che prova nel soddisfare Dante, e quindi è evidente che Dante, dedicando a un uomo politico che è stato amico suo, il primo episodio relativo al cielo di Venere, ha voluto sottolineare i contatti tra amore e politica. Perché effettivamente per Dante la politica, se ben fatta, è motivata dall'amore verso gli altri, per rendere il mondo un mondo migliore. Allora, al verso 130, scusate, quando ha detto, al verso 139, gli ha annunciato un corollario proprio perché lui gode nello spiegare le cose a Dante. Sempre natura, se fortuna trova discorde a sé, come ogni altra semente fuor di sua region, fa mala prova. Cioè, ogni natura, se trova una fortuna che gli è discorde, vi ricordate che la fortuna è stata definita da Virgilio nel canto settimo dell'Inferno come una ministra di Dio che, dalla quale dipendono i beni del mondo sublunare. Allora, ogni natura che nasce al mondo, se trova una fortuna avversa a sé, come qualsiasi altro seme fuori della sua zona, fa mala prova, cioè non cresce come deve, come succede se noi cerchiamo di trapiantare, diciamo, un albero che cresce bene in zone con un clima molto diverso. Chiaramente una metafora che annuncia quello che capita quando una persona che nasce già con una certa indole, non nasce nella famiglia o nel contesto in cui quell'indole può essere sviluppata felicemente. Infatti, al verso 142, e se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Cioè, se il mondo giù, il mondo nostro sublunare, facesse attenzione al fondamento che pone la natura, cioè a questa vocazione, a questa indole con la quale nasce ogni essere, seguendo lui, cioè assecondando questo fondamento, avrebbe giusta la gente, cioè la gente agirebbe bene e felicemente. Ma voi, verso 145, ma voi torcete alla religione tal che fia nato a cignersi la spada e fate re di tal che è da sermone, onde la traccia vostra è fuor di strada. Ma voi
costringete qualcuno che è nato per la guerra a cingersi la spada, lo costringete a diventare prete e fate diventare re uno che in realtà si trova meglio facendo sermoni, per cui voi, insomma, andate fuori strada, in terra. Secondo i commentatori antichi, il re che in realtà era da sermone è appunto Roberto di Angiò, questo fratello di Carlo Martello che sta parlando, che infatti ha scritto diverse omelie. E quindi attraverso questa allusione, dopo la generalizzazione sulla generazione delle nature tendenti ai loro fini, riprenderebbe indirettamente il suo primo discorso per quel che riguarda il disastro della sua famiglia e dell'Italia, insomma, che dipende da Roberto. Allora, lo rileggiamo? Una preguntita, un Sì. poquito para ver la diferencia entre la acción de Dios al crear el alma en el vientre materno, es decir, esa, y la tendencia astral, como que es como responsable de las diferencias. Ahí se me hace un poquito de. Certo, sì. Dio crea direttamente l'anima razionale, che subsume in sé l'anima vegetativa e l'anima sensitiva che erano dati naturalmente dagli astri. Questo è di creazione naturale. Orbene, per favorire la vita in società, il bene di Dio, che è uno solo, indistinto, si va distribuendo attraverso le costellazioni dell'ottavo cielo e i diversi pianeti di ogni cielo inferiore che Dante sta percorrendo per influenzare la nascita di quell'essere che fin dal ventre materno ha già l'anima razionale, perché l'anima razionale la regala Dio nel momento, diciamo, successivo al concepimento, come spiega Stazio, probabilmente qualche settimana dopo, no? Perché in quel canto 25 si distingue tra tutto quello che naturalmente va evolvendo dentro il ventre materno, come si formano gli organi, eccetera. A un certo punto, quando il cervello ha già una certa articolazione, è lì che Dio si volge e regala l'anima razionale. Invece, le influenze astrali dipendono dal momento della nascita e quindi cominciano ad agire nel momento in cui viene al mondo quell'essere che è stato concepito nel ventre materno. Va bene? Grazie. Prego. Qualche altro dubbio su come vengono i bambini al mondo? Bene, No, una duda, ringrazio. que todo este tema Sì. también, bueno, trae o uno lo puede relacionar con el tema del aborto y demás. Es decir, a mí, bueno, son todas las dudas y cómo se, bueno, pero es otro tema, va. Sì, è un argomento molto polemico sul quale Dante non si esprime mai, no? Per cui lasciamo perdere, visto che abbiamo già troppo lavoro con quello che Dante dice. Se ci occupiamo anche di quello che Dante non dice, veramente non sarebbero arte ma ruine le nostre lezioni, va bene? Lo rileggiamo il canto? Solea creder lo mondo in suo periclo che la bella ciprigna il folle amore raggiasse volta nel terzo epiciclo, perché non pure a lei facevano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido, quella per madre sua, questo per figlio, e dice anche il sedetti in grembo a Dido.
e da costei ond'io principio piglio, pigliavano i vocabol della stella che il sol vagheggia, or da coppa, or da ciglio. Io non m'accorsi del salirinella, ma d'esservi entro mi fe assai fede, la donna mia chi vidi far più bella. E come in fiamma favilla si vede, e come in voce voce si discerne, quando una è ferma e altra va e riede, vidi io in essa luce altre lucerne muoversi in giro più e men correnti, al modo credo di lor viste interne. De fredda nube non discesero venti, o visibili o no, tanto festini, che non paressero impediti e lenti a chi avesse quei lumi divini veduti a noi venir, lasciando il giro pria cominciato in gli alti serafini. E dentro a quei che più innanzi appariro suonava osanna, sì, che unque poi di riudir non fui senza disiro. Indi si fece l'un più presso a noi e solo incominciò: tutti sempresti al tuo piacer, perché di noi ti gioi. Noi ci volgiam coi principi celesti, d'un giro ed un girare d'una sete, ai quali tu del mondo già dicesti, voi che intendendo il terzo ciel muovete. E sem si pien d'amor che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti, ed essa fatti li avea di sé contenti e certi, rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea, ed è chi siete, fu la voce mia di grande affetto impressa. E quante quale vidio lei far più e per allegrezza nova che s'accrebbe, quando parlai alle allegrezze sue. Così fatta mi disse, il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe. La mia Letizia mi ditien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, avesti ben onde. E se io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava di rodano, poiché misto consorga, per suo signore a tempo m'aspettava. E quel corno d'Ausonia che si imborga di varie di gaete di Catona, da ove tronto e verdi in mare sgorga. Fulgeami già in fronte la corona di quella terra che il Danubio riga, poiché le ripe tedesche abbandona. E la bella Trinacria che caliga tra Pachino e Peloro sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo ma per nascente solfo, attesi avrebbe li suoi regi ancora nati per me di Carlo e Ridicolfo, se mal la signoria che sempre accora li popoli suggetti non avesse mosso Palermo a gridar mora, mora. E se mio frate questo antivedesse, la vara povertà di Catalogna già fuggeria perché non gli offendesse, che veramente provveder bisogna per lui o per altrui se a chi a sua barca, carcata più d'incarco, non si pogna. La sua natura, che di larga barca discese, avria mester di tal milizia che non curasse di mettere in arca. Però chi credo che l'alta letizia del tuo parlar mi infonde, signor mio, lave ogni ben si termina e si inizia, per te si veggia, come la veggi io, grata a me più, e anco questo caro, perché il discerri rimirando in Dio, fatto mai lieto, e così mi fa chiaro, poiché parlando a dubitar mai mosso, come esser può di dolce seme amaro? Questi va a lui ed egli a me. Se io posso mostrarti un vero, a quel che tu dimandi terrai lo viso come tiello d'osso. Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge contenta, fa esser virtute sua provvidenza in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono in la mente che da sé perfetta, ma esse insieme con la lor salute. Perché quantunque quest'arco saetta disposto cade a provveduto fine, siccome cosa in suo segno diretta.
Se ciò non fosse, il ciel che tu cammini producerebbe sì i suoi effetti che non sarebbero arti ma ruine, e ciò esser non può se gli intelletti che muovono queste stelle non sono manchi, e manco il primo che non li ha perfetti. Vuoi tu che questo verbio ti si imbianchi? E io non già che impossibile veggio che la natura in quel che è uopo stanchi. Ond'egli ancora, ordi, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Si risposi io, qui ragiono un cheggio. E potelli esser se giù non si vive diversamente per diversi uffici? Non se il maestro vostro ben mi scrive. Si venne deducendo infino a quinci, poscia conchiuse. Dunque esser diverse convien di vostri effetti le radici. Per chi un nasce Solone, altro Serse, altro Melchisedec e altro quello che volando aver l'aere il figlio perse. La circular natura che è suggello alla cera mortal fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro stello. Quinci addivien che Esaù si diparte per seme da Jacob e vien Quirino da Sivil padre che si rende a Marte. Natura generata il suo cammino simil farebbe sempre ai generanti se non vincesse il provveder divino. Or quel che t'era dietro, t'è davanti. Ma perché sappi che di te mi giova un corollario voglio che t'ammanti. Sempre natura, se fortuna trova discorde a sé, come ogni altra semente fuor di sua region, fa mala prova. E se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione tal che fia nato a cignersi la spada e fate re di tal che è da sermone, onde la traccia vostra è fuori strada. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.